Si è spento ieri improvvisamente per un malore Italo Graziani. Tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere Graziani e di condividere la sua passione per il mondo e il lavoro dei contadini, per le tradizioni e la cultura romagnola, ora attoniti lo ricordano come una persona unica, speciale, sorridente e coinvolgente. Tra i tanti progetti ideati e promossi da Graziani, quello più rappresentativo del suo amore per la cultura contadina è stato l'associazione Il Lavoro dei Contadini, nata per la valorizzazione della cultura rurale, la promozione del territorio, dell'arte e dei valori della Romagna. Telefonicamente abbiamo sentito Beppe Sangiorgi, storico e giornalista, Lea Gardi, de Il Lavoro dei Contadini, Romano Sigurini, del Museo Etnografico di Savarna, che con Graziani condividevano la passione per la romagnolità. Le sue cose riusciva a portare l'immagine, l'animo di una Romagna, non di maniera, ma di una Romagna profonda, del resto mi veniva proprio dalla campagna. Quindi aveva da una parte il sapere dei contadini e dall'altra parte un animo dirigentile e soprattutto vedeva le cose con molto rigore, proprio non questa romagnolità o romagnolismo di maniera, ma veramente il nostro animo, il nostro carattere, e sapeva portare nelle cose che faceva, nelle cose che diceva, quelle tenerezze che in realtà noi romagnoli abbiamo dentro, ma che sono spesso nascoste sotto a una crosta di ruvidezza, insomma. Lui probabilmente è dovuto fatta la frequentazione con Tonino Guerra, erano molto in sintonia in questa visione di una Romagna tenera, una Romagna buona, anche se spesso molto pudica nell'esprimere i sentimenti, insomma. Viene a mancare un pezzo di Romagna, viene a mancare uno che ha lottato, uno che conosceva il valore delle radici piantate nella terra, nella nostra terra. Ma noi faremo di tutto, io come lavoro di contadini faremo di tutto per mantenere viva la sua memoria e portare avanti ciò che lui credeva. Io sono 17 anni che conosco Italo, ho cominciato il percorso dei fuochi di marzo con lui, noi tutti, la nostra associazione ha cominciato con lui. E lui era sempre una persona positiva, sempre. Quello che tante volte mi sono scontrata con Italo, poi alla fine accidenti, mi sono accorta che aveva sempre ragione lui. Mi legava una profonda amicizia, lui è lui che mi ha fatto conoscere Tonino Guerra, me l'ha portato qua, abbiamo parlato, ci siamo confrontati, quindi io ho apprezzato anche la sua mission che è stata notevole perché avevi impostato un'iniziativa che mi pare quest'anno abbia raccolto 50 adesioni come l'Homo Nero. Secondo me lascia, non dico un buco, ma una voragine, ecco. Però è una mancanza notevole perché era un personaggio, i rapporti con Slow Food, i rapporti con l'Accademia, tanti altri, i rapporti con le istituzioni locali. Viene a mancare un personaggio importante.